Cioè io apprendo solo adesso la notizia che sta circolando su quella ragazza stuprata a Palermo. L'ho appresa da diversi video, tra cui quello di Emma, che io appunto voglio ringraziare, Emma Guiducci, per le battaglie che lei fa. E a me sinceramente è venuto il volto a stomaco, il volto a stomaco, e mi vergogno non da uomo ma da essere umano. Cioè, come si può procedere a prelevare una ragazza attraverso l'inganno di un amico, portarsela in disparte e massacrarla in sette? Cioè, io veramente disgustato da uomo, da essere umano, da figlio, da fratello, io veramente disgustato, e non si possono più sentire queste notizie. Tra l'altro, ho letto anche tanti commenti ancora di orchi, complici di quei sette, che dicono a quella ragazza: te la sei cercata. Io non lo so se in che mondo viviamo, non lo so se queste cose finiranno mai, non lo so se un giorno noi ci svegliamo e queste cose, cioè, come se fossero solo fantascienza, no? Perché una cosa del genere, boh, io non me la spiego, non me la spiego. E io prego, anche se so che la colpa ovviamente non è sempre dei genitori, anzi non lo è quasi mai, perché i genitori sono delle vittime, ma imparate ai vostri figli, ai vostri ragazzi, ai vostri fratelli, che la donna va rispettata, non abusata, non stuprata, non massacrata, non uccisa. Basta, non se ne può più, basta. E chiedo anch'io, mi associo a Emma e tutti gli altri, chiedo pene esemplari per questi, non li chiamo neanche animali, perché gli animali hanno solo da insegnare a questi esseri che non so descrivere. Chiedo pene esemplari. Non è possibile che questi mostri ritornino in circolazione dopo il nulla, dopo pochissimo tempo. Non è possibile. Dovete far capire a questi esseri che la donna va rispettata, la donna, un uomo, un anziano, un bambino, ma in questo caso specifico stiamo parlando di uno stupro di massa. Stupro di massa. Io mando un abbraccio alla famiglia della ragazza, alla ragazza e alle famiglie dei ragazzi. E chiedo pene esemplari, solo questo.